È stata intitolata alla memoria di Emanuele Giuseppe Alabiso, scomparso a seguito di un incidente aereo il 24 novembre scorso, la nuova ambulanza della pubblica assistenza Procivis di Gela. Il mezzo di soccorso entrerà in supporto alla Mike 10, già presente ed operativa nel territorio locale per le emergenze sanitarie. All'intitolazione dell'ambulanza era presente anche il vescovo della diocesi di Piazza Armerina, Monsignor Rosario Gisana. La memoria di questi nostri cari amici che purtroppo l'anno passato ci hanno lasciato, certo angoscia, rattrista i cuori soprattutto dei familiari, dei parenti, ma chiaramente anche di tutti noi amici. Tuttavia penso che direi elevare la memoria di persone, di amici, con la fruizione di questo dono che viene fatto alla città, penso che sia veramente uno dei gesti più nobili e più esemplari che possono esserci. Durante la cerimonia di presentazione erano presenti i congiunti di Emanuele e Giuseppe Labiso. Un ricordo che rimane a tutti noi, noi che siamo i familiari, i diretti familiari, a maggior ragione difficile da dimenticare, impossibile, ce la porteremo per tutti i giorni. Poi siamo qua nella speranza di continuare quello che ha fatto mio fratello con la Procivis ed essere nel volontariato, spero prossimo futuro tramite Luca e tutti quanti i ragazzi. Io sono a loro disposizione. Il responsabile della Procivis di Gela, Luca Cattuti. L'importanza di questo nuovo mezzo nel territorio è quello di offrire un servizio maggiore, soprattutto quello di aiutare quello che il servizio viene reso nella cittadinanza grazie alla Mike 10. Questo mezzo, che è la Mike 12, è un altro mezzo medicalizzato che supporterà sia il servizio di eccedenza, soprattutto i trasferimenti tra nosocomi. È un mezzo importante perché l'importanza di più mezzi di soccorso nel territorio gelese dal punto di vista sanitario servono, quindi questo mezzo va a arricchire quello che è l'efficienza e va a supportare quello che è il servizio di eccedenza 118 nel territorio locale.